L'universo che ci circonda appare immutabile nel tempo, ma esso ha una lunga storia. Per capire l'universo, dobbiamo iniziare dalle origini del tutto. Dal Big Bang. La Terra è un pianeta pieno di vita. In 24 ore ruota su se stesso e in 365 giorni percorre un'orbita intorno al Sole, la sua stella. Questo è il Sole. È composto principalmente di idrogeno ed elio ed ha una temperatura superficiale di oltre 5500 gradi centigradi. Il Sole si alimenta convertendo ogni secondo 700 milioni di tonnellate di idrogeno in 695 milioni di tonnellate di elio. È al centro di un sistema solare formatosi circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, che comprende la Terra e altri 7 grandi pianeti orbitanti, da Mercurio a Nettuno. E l'errore commesso da Hubble nel calcolare l'età dell'universo permisero l'ascesa di una teoria opposta, elaborata nelle aule del Trinity College a Cambridge. La teoria alternativa a quella del Big Bang era la teoria dello stato stazionario. Ipotizzava che l'universo fosse sempre esistito e lo sarebbe sempre stato. La teoria dello stato stazionario sosteneva la concezione statica dell'universo rigettata da Lemaître. Fu elaborata nel 1948 dall'astronomo Fred Hoyle, che si basò su una teoria dell'origine degli elementi della tavola periodica: azoto, carbonio e molti altri. Hoyle riteneva che la nucleosintesi, cioè la formazione di nuovi elementi, avesse luogo nel nucleo di stelle caldissime. Hoyle capì che buona parte degli elementi della tavola periodica successivi all'elio sono in realtà polvere di stelle e che quindi vengono creati nelle stelle. Fu una scoperta assolutamente eccezionale, specialmente per quei tempi. Ma la teoria di Hoyle non è in grado di spiegare la formazione dell'idrogeno e della maggior parte dell'elio presente nell'universo. Le prime stelle sono state necessariamente create da idrogeno già presente e l'idrogeno primordiale costituisce il 74% dell'universo conosciuto. L'universo si espande sempre più velocemente, proiettandosi in ogni direzione. Su scala cosmica, ma anche su scala molecolare, l'espansione supera la gravità dissolvendo ogni cosa. Non solo le galassie, i sistemi planetari e le stelle, ma perfino gli atomi. Alla fine, la materia stessa finisce con l'essere separata. Questo è il Big Rip, il grande strappo che segna la fine dell'universo. È il prodotto di quella forza oscura che ancora non abbiamo compreso fino in fondo. Forza oscura è un termine che usiamo per mascherare la nostra ignoranza. Alcuni pensano che sia una specie di materia, altri che sia una costante che entra nell'equazione di Einstein. Altri ancora pensano che sia solo la dimostrazione che abbiamo sbagliato tutto sulla gravità. Per ora, la teoria del Big Rip è quella più accreditata. Ma per quanto lo rimarrà? E se scoprissimo qualcosa che la smentisce completamente?